Dobbiamo capire se oggi registriamo un episodio di Diacriti oppure farci cazzi nostri. Sono le 11. No, sono 3. Bella. Hello. Cosa fai con quell'acqua? Lui stava a lavare il letto su Reddit. No, allora, no, su Reddit c'è scritto un'altra roba. Su Reddit c'è scritto prendere un piccolo quantitativo d'acqua, sciogliere il caffè e poi aggiungere l'acqua bollente. Allora sbaglia. Solo che io sono un pirla, non ho scaldato. Potremmo scaldare l'acqua nel bollitore così si quel mette. Faccio un po' di overflow qua e così esce. Questo secondo me puoi buttare. Il caffè è sempre più buono, capiamo. Io spero quello, se no abbiamo sbagliato. Prima usavamo Amazon Classic Instant Coffee, poi Ton è arrivato dicendo che strano odore, aspetta che lo assaggio, ha infilato un dito e l'ha assaggiato e quindi questo diventerà quello condito del studio script. Io una volta lo bevevo, poi comprai la macchinetta del caffè perché a me piace la brodaglia e solo che adesso a casa fa di nuovo schifo, quindi sto ricominciando a bere quello così. Questo è il suo bene di male? No. Come da buttare, vezzo? Perché in italiano chi li compra? Beh, ma metti che magari qualcuno una volta quando vuole fare delle tue. In italiano. Che schifo avere 20 anni. Buongiorno, oggi finalmente dopo tanto tempo riunione puntate. Me, boh, non lo so, possono comparire ma senza essere ospiti dichiarati magari. Ok, devi pensare, posso fare il cibo in polvere, ma non fermarti a quello. Hai uno chef che molto probabilmente alcune magari preparazioni le sa già fare. Allora fai anche una sfida in cui voi due fate delle cose semplicissime. Secondo me, avere magari uno come lui. Sì, però chiamiamo uno piuttosto, c'è uno sfoglino. Mi vedo bene anche tipo dei confessionali. Non esiste. Dai, rega una bomba. No, vecchio, ma tu ti sei fumato qualcosa. Ma quanta roba c'hanno? Sei fuori, va. È la svolta, fa tutto loro. Ma dai, ma Nick non è la svolta. Devi capire che quando un ristorante va sopra i 10 piatti farà tutto merda. Questo non è Masterchef, ok? Io non sono un profumello, eh. Beh, io voglio provarlo un giorno. Il giorno lo proviamo, okay. Quando però sono in vena di mangiare di merda. Grazie. Porco il 10. Ho un déjà vu gigante, come se questa scena l'avessi vissuto 8000 volte. Grazie. Cenere. Come la ancora? Allora, dimmi, chi manca qua? E nessuno. M, Y, 6, 7, 3, 8, 7. Nick, però soprattutto, cioè dai, un po' di rispetto per la tua postazione. Non è la mia postazione, no, rispetto per tutti, rispetto verso tutti. Questo è un luogo per tutti. Sì. Ma non è mia roba mia, infatti. Di là c'è il tuo ufficio tutto dentro una scatola, perfetto. Cioè, vieni in studio a giocare a Beyblade, a me mi fa girare i coglioni. Qual è la tua scrivania? Non ho ancora capito. Ma ti rendi conto che sono 2 mesi che lavoro sul tavolo di Diacriti, sui divani? Lavori sul tavolo di Diacriti? Lavori. Lavoro. Allora, no, aspetta, la roba, tu hai il contenitore con la tua roba? Sembra una scena tristissima, veramente stai sfrattando un disco. No, dai, voglio fare il serio, dai. Tu hai il contenitore con tutta la tua roba? Sì. La roba tu... No, adesso mi... Posso metterla da altre parti, sta roba? Succede per la seconda volta, Nick, a me dispiace, però ti ho... Non te ne sei andato una volta, te ne vai la seconda. Dobbiamo cercare. Dove? Tra l'altro, ieri questo. Ieri mentre mettevo a posto lì, vedo sto contenitore di fianco al frigo. Dico, che cazzo è sta roba? Guarda dentro, vedo dei tamponi. Non avevo mica realizzato fosse di. Ma è che poi qua c'è un piccolo Nick. Perché guarda il Philips, guarda il cappellino e la sua borraccina. È tristissima come scena. È una barretta di Shrek. Ah, no, Nick, hai fame? No. Vuoi un pezzo? Sì. Ma che cazzo è? Sto cercando di capire se un mobile che abbiamo può stare qui senza rompere il cazzo alla scritta. E arriverebbe proprio al pelo perché arriva tipo qui. Non ci abbiamo più niente. Posso staccare questo ciabatto? Sono una trota. Sono una trota. Ciao Nick, sono una trota. Aia. Perché ti interessa come ho peso il softbox? Perché non si può fare? Secondo me comunque è un grande gesto di ingegneria. La nostra. Secondo me senza di... Ma dovrebbe essere una laurea d'onore, sono d'accordo. Secondo me tu dovresti solo essere grato. Sono grato. E smetterla di farla altezzosa. Com'è?
L'ho usato anch'io l'ultima volta. Ma è, secondo te è pollo oppure tonno? Secondo me mescolano insieme le due cose e lo mettono dentro. Fa schifo. Se non si celebrano funerali a Roma, si ripassa lunedì mattina. Delle volte se no, la domenica non si celebra a Roma. L'unica camera. Sì, quindi devi tenere non hai modo di cadavere a casa. Madonna. Ma lui perde di brutto, il bendino perde di brutto. Non carico di quel più. Dobbiamo fare una call con un noto brand di sottaceti. Sottaceti. C'è solo quello, cioè non ha il controllo di queste cose. No, il pieno controllo di queste cose. Abbiamo nascosto un rebus all'interno di questo tiro a bersaglio. Lui voleva il cioccolato, Ton. Sì. Al cioccolato per tonno. Stiamo ordinando il gelato perché c'è venuta fame. La merenda è importante per lavorare al meglio. Poi zabaglione, panna, pesto di pistacchio, no? Secondo me, Nick, siamo a posto. Buono, abbiamo fatto il secondo pagamento. Io ho speso 45 euro. Cos'è sta roba? Cos'è la roccia roba? Ah, è per Eddie. La prendiamo così, in casa di brutto. Però deve arrivare in tempo, eh. È in ritardo di 56 minuti. Ma arriverà, secondo te? Vai, vai. Sì, sì, no, deve arrivare. Stavolta me l'ha proprio... Ieri mi ha chiamato... Ha detto Frank, io, bella Eddie lui. Ah, ho sbagliato Frank. Bene, si mangia. Sto provando ad attaccare un po' di pezzi di legno che ho trovato nell'altro studio che abbiamo di riciclo, per provare ad avvicinare quello stile a questo, rendendolo come un tavolo da lavoro di recupero. Tipo adesso sto facendo tutto il bordo con del battiscopa, che è quello lì che ho già attaccato. Tipo tutto questo qua, ho anche rotto già il tavolo. Stai già leccando? No, vuoi trombare. Oh, mamma. Merda, ragazzi. No, io non ci credo. Non possiamo, perché siamo così? Ragazzi, non possiamo. Siamo grandi! No, no! Vaffa! Allora, questo... Merda, ma è squagliato! Ma porca miseria. Cos'è perché non li sai fare? Ma li ho fatto. Ma Nelson sta male! Oh. Ho fatto un disastro. Ho tipo sparato 8 volte contro il muro senza beccare il cartongesso. Ma perché, come mi spiega Nick, non so ascoltare nelle parti giuste. Quindi ho sparato 8 buchi lì, vabbè. Poteva andare peggio. Buonasera. È tornato. Ciao. Buonasera. Però Frank mi ha detto anche che tu mi hai messo i toni delle cuffie troppo alte. No, no, se le ascolti ce li siamo fatti noi. Magari è colpa tua, Eddie, non lo so. Dubito. Che c'è?